Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare le novità logo esibizioni del mese di marzo. Partiamo subito con La Forza dei Forti che inaugura la nuova collana La Capsula del Tempo. È una collana che si rivolge a una fascia di lettori molto giovani, diciamo dai 12 anni in avanti, proponendo dei testi che sono dei classici, come in questo caso, ma che poi si arricchirà anche di testi di autori contemporanei. La Forza dei Forti di Jack London è stato ritradotto in questa occasione da Davide Sapienza, che è un esperto conoscitore di Jack London e, come vedete, è arricchito dalle splendide tavole di Roger Olmos. Il racconto che è comparso nell'omonima raccolta nel 1911 parla di due tribù, è ambientato quindi in un'epoca primitiva, parla di due tribù, il mangiacarne e il mangiapesce, che si scontrano. I mangiacarne hanno sempre la meglio, intanto che i mangiapesce non capiscono che unendosi, cioè le famiglie che ne fanno parte unendosi, aumentano la loro forza e quindi hanno la meglio sui mangiacarne. E poi dopo c'è tutta un'evoluzione che fa capire insomma come quello che all'inizio poteva sembrare una soluzione di una società ideale, poi con la brama di potere, poi con non so, l'avvento del denaro, tutto si trasforma e la situazione inizialmente ideale diventa mostra, inizia poi a mostrare tutti i suoi lati negativi. E quindi ecco alcune immagini ancora, vediamo di questo splendido libro. Poi passiamo a Henrietta, Henrietta e le stelle, è il nuovo titolo di Anna Paolini, fa parte della collana che con Anna Paolini abbiamo dedicato alle figure femminili che si sono distinte nel corso dei secoli, sia nel campo dell'arte sia nel campo delle scienze. In questo caso Henrietta è Henrietta Swan-Leavitt, che è stata una grande scienziata americana che ha vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e che aveva questa grande passione per lo studio delle stelle e nonostante insomma le mille difficoltà incontrate è stata ha scoperto insomma una legge fondamentale per l'astronomia moderna, che è appunto la legge che regola la magnitudine stellare e invece il ciclo delle pulsazioni. Le si voleva riconoscere addirittura insomma, giustamente il premio Nobel, ma purtroppo per quanto fosse forte di carattere, fisicamente era abbastanza cagionevole e morì insomma prima che di poter essere insignita di questo premio. E Anna Paolini, come sempre, coglie con le sue tavole quelle che sono le caratteristiche salienti, più peculiari, che caratterizzano la personalità di questa incredibile scienziata. E ci invita anche insomma ad approfondirne la conoscenza della vita appunto e delle sue incredibili scoperte scientifiche. Qua vedete un bel ritratto di Henrietta Swan-Leavitt. Poi passiamo alla nuova fatica di Claudio Romo e Alexis Spiro. Stiamo parlando di comprendere lo spirito di un golem, guida pratica e aneddotica. Il golem è questa figura mistica che appartiene alla tradizione ebraica e che ha influenzato tanta letteratura anche europea, insomma, da Borges a Primo Levi, a Gustav Meyerinck. E soltanto che qui la particolarità di questo nuovo volume è che in pratica ci si immagina che il golem parli in prima persona. Parli in prima persona e ci racconti un pochettino qual è la sua vita, quali sono le storie ancestrali, le leggende o le fiabe collegate alla sua personalità. È un libro molto denso di riferimenti, ovviamente, letterari, e che è arricchito da queste splendide tavole che vedete di Claudio Romo, che come sempre insomma ci stupisce
e ci affascina, insomma, per la sua capacità di mescolare elementi umani, elementi meccanici, elementi naturali. E quindi cos'è un golem? Viene appunto spiegato in prima persona dal golem stesso che, scusa, che racconta, come dicevo, in prima persona qual è la sua natura e il suo ruolo, le sue caratteristiche principali. Ecco, vedete che belle che sono queste tavole, i colori sono incredibili, così vivaci, così vividi, e per un'opera insomma molto anche intellettuale, ecco, che si richiama a tante tradizioni. Passiamo poi al Sogno di Teo. Il Sogno di Teo di Gabriele Pacheco è un libro che aspettavamo da un po' di tempo. Ed è la nuova fatidica di Gabriel. Lui lo dedica idealmente al padre e al regista greco Theo Angelopoulos ed è un sogno che parte, come vedete qui, dall'aver immaginato di trovare un frammento di lettera su una sedia abbandonata in un angolo e su questo frammento appunto c'è scritto: poi nel sogno sono diventate parole. Quindi segue proprio un viaggio onirico dove Gabriel esplora il sogno, il mondo del sogno, il mondo dei sentimenti, il mondo del ricordo, il mondo dell'amicizia e dell'amore. Naturalmente, le tavole sono quelle, ecco, vedete qua, sono quasi un pretesto, il racconto è quasi un pretesto per affondare proprio queste splendide tavole dove il blu si alterna al colore rosso e ci riporta appunto in un mondo onirico dove ognuno di noi, poi in base al proprio vissuto, può vedere, può andare a cercare insomma gli elementi che gli richiamano il proprio passato, i propri sogni o i propri ricordi. Quindi il sogno di Teo di Gabriele Pacheco. Eccolo qua, lo vediamo tutto insieme perché ne vale veramente la pena. Poi passiamo invece, cambiamo completamente, diciamo così, argomento e passiamo a C'è qualcuno laggiù. C'è qualcuno laggiù è la nuova fatica di Ellen Beauty, che come sapete è la ideatrice del programma Wonder Ponder, della collana Wonder Ponder che noi stiamo pubblicando in Italia. C'è qualcuno laggiù, si basa su una sorta di escamotage, cioè ci si immagina che una navicella spaziale proveniente dal pianeta di Bibopia sia atterrata su una spiaggia italiana, Senigallia addirittura. All'interno di questa navicella gli alieni hanno lasciato un libro, una specie di manuale, al cui interno sono raccolte tutte le domande che vogliono porre agli esseri umani per conoscerli meglio. E quindi le domande sono, come ci ha abituato ormai Ellen Beauty e il programma Wonder Ponder, sono tantissime più svariate, per esempio, che cos'è essere un essere umano, come essere te, a cosa serve il genere, voi umani andate d'accordo? E come sempre sono tutte domande aperte, che quindi vogliono spronare alla riflessione e alla capacità di costruire un proprio percorso critico, un proprio pensiero critico, quindi abituarsi a interrogarsi sulle cose, no? Per esempio, chi è che comanda da voi sulla terra, perché? E a non accontentarsi, insomma, di ricette e di risposte preconfezionate qua, perché alcuni di voi hanno tantissimo e altri pochissimo. Chi dà un nome alle cose? Perché continuate a creare arte, quindi veramente domande che poi possono essere anche modulate a seconda del tipo di interlocutore che ci si trova davanti nel laboratorio, perché no, qualsiasi tipo di incontro. Quindi c'è qualcuno laggiù, è il nuovo titolo della collana Wonder Ponder. Poi passiamo invece a tutt'altro tipo di libro perché siamo insomma con i fumetti. Eccoci qua, i fumetti della Topi.
fumetti, in questo caso è Raoul è il nuovo personaggio ideato da Thibault, il fumettista francese. E qui abbiamo La Bella e il Brutto. Si tratta di, sono due episodi dove Thibault, come posso dire, gioca e si diverte a mescolare personaggi presi dalla Bella e la Bestia, ovviamente, e dalla Bella Addormentata, e dalla Bella Addormentata. Lui, il protagonista, Raoul, questo metà fra l'orso e il cane, questo personaggio molto decisionista, molto intraprendente, irruento, che si scontra con questa piccola principessa che vedete qua, anche lei molto volitiva, ben decisa a trovare il suo principe azzurro, e quindi per fare questo stringe il sodalizio con Raoul. Lui lo aiuterà e in cambio gli darà un bacio, quindi tutta una serie di gag, una più divertente dell'altra, che fanno insomma proprio ridere. Poi insomma, è proprio un classico fumetto anche da un ritmo molto veloce e divertente, come dicevo, adatto insomma dagli 8 anni in avanti. Abbiamo poi altro fumetto, Billy Benvenuto, questo l'ha vietato il genitore, l'ha insomma quindi già dai 6 anni, dove la protagonista, questa ragazzina, è veramente una bimba scatenata e che vive le quotidianità insomma di tutti i giorni, il fratellino appena nato che insomma è uno spaccatimpani, la cameretta da tenere in ordine, la scuola, genitori, insegnanti, insomma, che invece ti stanno sempre addosso. Però lei fortunatamente trova un nuovo amico molto speciale, che è un mostro che la proteggerà ovunque essa vada. E quindi la cosa divertente però di questo fumetto è proprio il carattere della protagonista, che ha un senso dell'umorismo, un sarcasmo, che molto spesso lascia proprio basiti i genitori e insegnanti e gli adulti in genere. Quindi un fumetto ancora una volta molto divertente e da ridere. Altro fumetto è Il viaggio della Madreperla, Le isole sommergibili, è una saga che si svolgerà in più volumi, firmata da Nicolas Sarispe. Nicolas Sarispe ci aveva abituato come autore, un bianco e nero molto, molto serio, molto composto, diciamo così, che invece si lancia in un fumetto a colori, dove i protagonisti, che sono Lino, il maialino che vedete qua, e poi dopo quella specie di tronchetto che si chiama Lorenzo e Aurelia, la bimba, intraprendono un viaggio. Questo è il classico fumetto di viaggio, dove i nostri tre protagonisti, che vivono su delle isole sommergibili, che hanno appunto la caratteristica di ciclicamente di affondare, per cercare di risolvere la situazione, seguono, un po' come nel Signore degli Anelli, seguono la volontà di questa perla che hanno pescato, perla che li condurrà attraverso un viaggio pieno di insidie e di pericoli fino alla corte dei miracoli, dove cercheranno la signora del teschio che gli aiuterà a decifrare il messaggio di questa incredibile perla dotata di una volontà propria. Quindi il tema del viaggio, il tema della ricerca, in un fantastico mondo insomma colorato, popolato insomma da tantissime ori e originali creature e ambientazioni. Come dicevo, adatto già per i ragazzini di 6 anni, insomma. Poi finiamo questa breve carrellata parlando e vedendo Jean Blaise. Jean Blaise è il gatto che si credeva un uccello. Anche qua, adatto assolutamente fin da 6 anni. Jean Blaise è un bel gattone, nato dalla fantasia di Libore e Vincent. E è un bel gattone, come vedete, classico, perfetto, pelo folto, nero, occhi verdi, amato da tutti, tutti lo vogliono, soltanto che lui pensa di essere un uccello e come tale si comporta. Come vedete, qua fa la posizione del fenicottero e poi dopo cerca di muoversi nell'acqua come le papere, finché un antipaticissimo
avvoltoio, gli dice: guarda che tu non sei un gatto, ma un uccello, scusate, ma sei un bel gattone. Tant'è vero che, eccolo qua, tant'è vero che non sai volare. E quindi qua Jean Blaise dice: perfetto, la prova del 9, dimostrerò a tutti che so volare. E si lancia nel vuoto, si lancia nel vuoto, guardate qua, i compagni uccellini che prima lo guardano librarsi nel cielo e poi inevitabilmente schiantarsi a terra. Prende una gran botta, ma soprattutto una gran botta la prende il suo amor proprio, che appunto rimane deluso, inizia a trascurarsi, non è più un bel gattone amato da tutti, anzi viene respinto e allontanato finché non arriva a una simpatica e in quanto mai strana casetta al cui interno abita questo personaggio che ricorda senz'altro Freud, e che gli dai e che gli dice: guarda, non c'è nessun problema se tu sei un gatto, ma se vuoi fare l'uccello, per me puoi sicuramente comportarti come tale. E infatti gli costruisce questa bella gabbietta dove lui, tutto contento, va a vivere e assiste anche ai pazienti che gli stesi sul divano magari si credono di essere Napoleone, e però è una grande soddisfazione per il personaggio qua, il buon dottore, quando il nostro gatto poi ogni tanto va a farsi le righe sul divano. Quindi Jean Blaise, il gatto che si credeva un uccello, si rivolge a un lettore dai 6 anni in avanti, e poi insomma fa capire come ognuno di noi possa veramente decidere di essere chi vuole. Quindi ringrazio per l'attenzione, un saluto a tutti e alla prossima.